Un nuovo statuto e l'apertura anche a quanti finora non erano iscritti al movimento. I 5 Stelle hanno avviato il percorso che porterà alle parlamentarie. Fino alle 12 di mercoledì 3 gennaio chiunque potrà presentare la propria autocandidatura iscrivendosi alla nuova associazione del movimento definita dal nuovo statuto. Garante ancora Grillo, capo politico e tesoriere di Maio. Il capo politico resta in carica per non più di 2 mandati, massimo quindi 10 anni, e può essere sfiduciato dal garante. Gli eletti che lasciano il movimento per cambiare gruppo parlamentare saranno obbligati al pagamento di una multa da 100.000 euro. Una stagione nuova, annuncia il candidato premier Di Maio. È finita l'epoca dell'opposizione, l'obiettivo è governare. Se dovessimo avere l'incarico di governo ci presenteremo alle Camere e chiederemo la fiducia a tutto il Parlamento. Questo vuole la Costituzione. Noi ci interessano fare delle cose per il Paese, poi chi ci sta e ci deve dare la fiducia. Però non è che noi stiamo lì a spartire poltrone, se tu fai questo noi ti diamo il posto di sottosegretario, questa roba al Movimento 5 Stelle fa parte del DNA della partitocrazia, non del nostro DNA.